Iniziamo questo weekly vlog questa settimana di venerdì. Lo so, i weekly vlog li inizio sempre in giorni che non sono di lunedì, ma d'altronde bisogna pur differenziarsi, no? Let's go. La comodità della borsa da serbatoio non è uguale. Ogni tanto mi viene nostalgia di Torino, poi mi ricordo perché me ne sono andato e mi passa tutta la nostalgia. Mamma mia ragazzi, quanto traffico e quanti semafori, insopportabile, passi più tempo fermo che a guidare. E da dire che Piazza Vittorio merita sempre, è la piazza più grande d'Europa, sapevate? E lì c'è la collina. Siamo da Amerio, lungo d'ora Napoli 48. Ciao. Venite qua se avete bisogno di cambiare gomme. Comunque oggi sostituiamo le gomme originali con le Mitas Trail Plus. Perché? Perché beh, lo vedete, per fare fuoristrada c'è bisogno di un tassello un po' più aggressivo, ma che comunque dà una buona stabilità su strada. Infatti queste sono gomme pneumatici 60% strada, 40% fuoristrada. Perfetto per quello che andrò a fare. Gomme montate e adesso bisogna andare a fare altro ancora. Che bella che aggressiva. Siamo dai ragazzi di Motorbike Center, concessionaria Honda ufficiale a Torino, Corso Moncalieri. Dobbiamo montare due pezzettini, ma dobbiamo verificare un paio di robette. Siamo di nuovo a Scalenghe, in via Botteghe 20C, che si prende esattamente da qui, il cancello lo riconoscete, perché siamo di nuovo dagli amici di Core Stickers. Perché alcuni di voi sono stati attenti e questo mi fa molto piacere, perché siete anche critici il giusto, si sono accorti che nella grafica laterale la scritta non era perfettamente allineata. Beh, si tratta di un errore di stampa, ci sta, la Transalp è una moto nuova, progetto nuovo, tutto completamente nuovo, in più io l'ho customizzata, però l'importante è accorgersene e oggi risolviamo. Come vi dicevo, prima c'era un piccolo errore di stampa, adesso vedete la I e la D sono perfettamente allineate, la linea è dritta sia a sinistra che ovviamente a destra. Pronti? Che robe, vi dico solo una parola: Ducati. Tra l'altro settimana impegnativa, perché oltre a essere quasi in partenza con la Transalp, bisogna provare anche questa bellissima MT-09. Devo dire che dal vivo questo frontalino rende parecchio di più che in foto. Dovete andare a vederla come al solito. Oggi è sabato, mattina presto, non c'è nessuno. Fortunatamente ho trovato questo spazietto in cui un minimo di fuoristrada si può fare senza grossi problemi. Lì c'è Transalpone, lì c'è la fotocamera. Oggi giornata impegnativa, perché al mattino devo fare tutte le riprese per quanto riguarda il test ride della Transalpona con le nuove sospensioni, e questa è la parte in fuoristrada, chiaramente. Di pomeriggio bisogna fare lo stand up della MT-09. Poi dite che fare lo youtuber non è stressante. Rimettiamo in garage la nostra EcoFlow, così posso caricare tutte le robe USB. Sabato pomeriggio non è un ottimo momento per lavorare, infatti la MT-09 è rimasta qui a riposo, ma va bene, me ne occuperò in settimana. Però ne ho approfittato per lavare la Transalpona, che si era un po' infangata dopo il test in fuoristrada. Maglietta in tinta, domenica con Safe Ride. Siamo venuti con l'MT-09, c'è anche la mia compagna che ha fatto da passeggera sulla 09, perché finalmente è migliorata la posizione del passeggero, però poi vi diremo tutto nel test ride. Adesso andiamo a mangiare il dolce. Ieri abbiamo fatto più di 400 km con l'MT-09, passeggero ok, situazione migliorata rispetto alla MT-09 precedente, quindi quella del 2021 fino al 2023. Devo dire che Yamaha ha fatto davvero un bel lavoro, ma ovviamente avrete già visto tutto
nel test ride che vi lascio nella in alto a destra. Oggi è lunedì, riparte la settimana, fine settimana sono in partenza, per cui sarà una giornata piuttosto noiosa. Robe burocratiche, devo stare davanti al PC, devo scrivere un po' di robe, passerà praticamente tutto a casa, anche perché mi devono arrivare alcuni accessori per il Transalp che, vero, non sono fondamentali, ma sembrano molto molto carini, vi aggiorno durante la giornata. È arrivato il primo pacco, guardate la scritta VRS, ebbene sì, inizia una nuova collaborazione. Quest'anno il canale sta letteralmente esplodendo, tra l'altro guardate che bello adesivo, contiene emozioni, spettacolo, grazie VRS. Ma vediamo cosa c'è all'interno, perché di robetta ce n'è. Cappellino VRS, guardate, lo metto subito così siamo anche più nel mood con questo unboxing. Adesivi VRS con cui disseminerò la moto, portachiavi VRS, maglietta VRS che metterò probabilmente nel video che registrerò di pomeriggio, e poi abbiamo ben due cupolini, uno ovviamente per la Tuono e l'altro per la Transalp. Cupolino sport fumé scuro, così in modo da rendere il look della Tuono ancora più aggressivo. Cupolino per il nostro Transalpone, nuova modifica. Grazie VRS, adesso però aspettiamo un secondo pacco. Cioè, voi spiegatemi una cosa, siamo nel 2024, stavo aspettando un pacco da FedEx spedito dalla Cina, per cui c'erano i dazi doganali. Ok, mi è arrivata la mail o l'SMS, adesso non ricordo, con l'importo da pagare. Scendo giù, non hai il resto e non hai il bancomat. Ma come pretendi che io abbia l'importo esatto quando tu mi consegni un pacco? E soprattutto come si fa ad avere un corriere che non è il bancomat nel 2024? Alla fine lo abbiamo recuperato. Ditemi voi se mi devo sentir dire dal corriere: ah scusa, oggi ero di fretta. Certo, perché invece le altre persone non sono di fretta, vanno con calma e aspettano giustamente che un corriere che deve riscattare i dazi arrivi senza bancomat. Comunque, pacco arrivato. Lo apriamo subito perché sono molto curioso. Ecco, videocamera, seguimi, che bello, i prodigi della tecnologia. Questo è un pacco di un'azienda che ho scoperto quasi per caso. Vi faccio vedere la roba che proveremo prima e quella che proveremo in un secondo momento, ovvero questi qui. Questo, ve lo faccio vedere un po' più da vicino, sono i sensori TPMS per ruote con camere d'aria con tanto di display. Qual era la cosa che mancava nella Transalp? Ovviamente il sensore di temperatura e i sensori di pressione pneumatici. Questo li racchiude entrambi, per cui poi magari ve ne parlerò in un altro video. Dopodiché c'è un'altra roba molto carina, AIO 5 di CG, insieme al suo telecomandino remoto. Cos'è questo? Praticamente è un Android Auto molto più avanzato, perché ha al suo interno anche due videocamere, una all'anteriore e una al posteriore, che fanno quella funzione di blind spot detection. Quindi non solo registrano come una sorta di dashcam H24, ma ti avvisano se c'è magari un veicolo nell'angolo cieco dietro. Per cui di fatto vanno a integrare questa funzione non solo su moto moderne, ma anche su vecchie moto che non hanno nulla di elettronica. In più c'è il navigatore, c'è la possibilità di avere notifiche, insomma c'è la possibilità di controllare la musica, e questo qua è il suo telecomandino. Questo però lo installeremo ad aprile, perché adesso non ho più tempo, devo partire! Oggi dovrebbe essere martedì, sì, è martedì. Dietro di me vedete il set che ho utilizzato per registrare il video dedicato ai miei NOS NS9. Il NOS NS9 è un casco che utilizzo ormai da giugno, ci ho fatto più di 20.000 chilometri e quindi vi do tutte le mie impressioni. Però questo è un video che vedrete addirittura ad aprile, io sarò già ritornato, avrò già in canna altri video, ma mi serve per permettermi poi di scaricare tutte le clip che faccio durante il viaggio e poi montarle piano piano, perché indovinate, montare richiede un sacco di tempo e soprattutto mi sa che devo fare un salto dal parrucchiere.
Oggi giornata stra impegnativa. Stamattina allenamento, adesso lì c'è la 09, qua c'è la videocamera, sto registrando ben 3 video, il test e altri 2 video che vedrete tra marzo e aprile, che spero vi piacciono. Di solito vi sono sempre piaciuti, vediamo se qualcuno un po' più sgamato capisce di quali video si tratta. Pranzo velocissimo e salutare minestra. Sono stravolto, si vede anche dai capelli, però ho finito di registrare il video test dell'MT-09 e anche un altro video. Giovedì, oggi giornata abbastanza piatta, nel senso che ieri ho passato tutto il giorno a registrare, oggi giustamente bisogna montare. Ho finito di montare il test dell'MT-09 che voi dovreste avere già visto e poi dovrò montare tutti gli altri video che usciranno nei prossimi giorni, ma stasera sono dal Royal Enfield a Torino. Finisce questo weekly vlog, siamo dal Royal Enfield perché ero con gli amici Alex Moto Traveler e Sasà Salvatore. E hanno presentato tutto il loro viaggio con Desartica e tutti i loro programmi. La 09 è lì e dovrò riconsegnarla domani. Sì, avevo la targa olandese, chissà se arriveranno multe, questo lo scopriremo solamente vivendo. Ma buona Pasqua, perché questo video uscirà a Pasqua, anche se oggi è il 21 se non ricordo male. E spero che vi sia piaciuto, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, c'è la luce che mi proietta la fotocamera in fronte. Insomma, vi ho portato all'interno di una delle settimane forse più impegnative di quest'anno, avete avuto modo di vedere un po' delle dietro le quinte, fatemi sapere se questo genere di video vi piace e eventualmente cosa vorreste che cambiassi. Però per questo video è davvero tutto, non vi abbuffate troppo.